mean by it? Dov'è la memoria dello storpiamessaggi 7000? L'economato l'ha ritirata un'ora fa. È stata aggiornata? Sì, con i nuovi storpiavoce e tutto il resto. Bene. E quella chiacchieratina della radio comunista cinese? Già fatta. Eccola qui. Già fatta. Era una trasmissione disturbatissima. Microonde in tripla distorsione tra due soldati che parlavano cinese e mandarino. Un semplicissimo codice a gruppi polifonetici di 20 digit quadrati, trasposto in forma bustofedonica, intercalata da cifre a vuoto. L'ho decifrata con questo. Un disco decodificatore droga. Ma sta nelle scatole di cereali confezione famiglia. Infatti, l'ho trovato in una scatola di Lucky Charms. Ridecodificalo subito col computer. Già fatto. E allora metti in ordine la scrivania. Bene, così va meglio. Oh, già, a proposito, in bocca al lupo per l'esame di domani. Esame? Quale esame? Di ammissione nel servizio diplomatico. Buona fortuna. L'esame per il servizio diplomatico è domani. Non posso farlo domani, non ho studiato, non sono pronto. Eh già, ma ti hanno anticipato l'appello. Sei in lista per domani mattina. Beh, io ero sicuro di avertelo detto. Ma qui c'è la data di 2 settimane fa. L'ha fatto apposta. Non vuole che io superi l'esame per tenermi infognato qui al centro della Terra a fare al posto suo il lavoro che dovrebbe fare lei. Sta attento a come parli, amico. In questo reparto si licenziano facilmente i civili. Dove vai adesso? A casa, a studiare. E ti basta una notte per preparare un esame FSB di quel livello? Auguri. Senta, capitano, riuscirò a superare questo esame, riuscirò a tirarmi fuori da questo buco e a fare qualche importante lavoro per la sicurezza nazionale. Certo, certo. Volevo fare un favore alla sua famiglia e pensavo di collegarvi al canale Disney abusivamente. Può scordarselo.